Eravamo in migliaia a bloccare i binari di Termini, in migliaia davanti al Ministero dell'Istruzione e siamo in migliaia, in decine di migliaia in tutta Italia, mentre giungono notizie di occupazioni all'Università di Bologna, all'Università di Perugia, all'Università di Pisa, mentre giunge la notizia che la polizia ha caricato gli studenti e i precari alla stazione di Milano. E noi siamo qua in migliaia, per un unico obiettivo, vincere, perché noi vogliamo vincere, perché noi vogliamo che la legge 133 venga ritirata e non ce ne andremo a casa finché questa legge non verrà ritirata. E allora oggi, davanti a questo Senato accademico, noi siamo qua per dire questo, per dire un sì alla costruzione dell'università pubblica, per dire che non vogliamo più sentire dei discorsi come quelli che il neorettore Frati ha fatto giovedì scorso. Non ci basta dire che questa legge sì è criticabile e poi dichiarare il giorno dopo che è pronto ad andare a trattare sotto banco per 4 soldi a lui e alle sue clientele con la Gelmini. Perché ce lo dobbiamo dire! Ce lo dobbiamo dire tutta! Qua chi ci fa questi discorsi sono persone che hanno contribuito a fare dell'università una macerie, a fare dell'università pubblica un banchetto permanente, e questo ce lo dobbiamo dire. E allora, davanti a questo Senato accademico,
Ecco, non è che le alternative siano molte, siano dei ni, siano della legge non ci va bene però andiamo a trattare. Le alternative sono due: o il blocco dell'anno accademico oppure la complicità con il governo. O si sta dalla parte del movimento, del sapere vivo, degli studenti, dei precari, oppure si è complici con chi l'università la sta distruggendo. E di fronte a questa alternativa noi siamo qua in migliaia per dire che l'anno accademico o lo bloccano loro oppure lo blocchiamo noi. Quindi non ce ne andremo a casa finché la legge non verrà ritirata, non ce ne andremo a casa finché non avremo vinto. All'attacco! Oggi è qui perché vuole una risposta concreta dal rettore dall'Università della Sapienza, vuole che l'università prenda una posizione nei confronti di queste leggi come già aveva promesso. Anche noi finalmente ci siamo svegliati dal coma e stiamo cercando di organizzarci per sentire il parere di tutta la facoltà di medicina, dato che il rettore Frati è tuttora il preside della facoltà di medicina, quindi forse potremo avere anche noi, soprattutto noi, un dibattito diretto con il rettore al fine di far ritirare questa legge. Quindi chiediamo la... chiedete il blocco accademico? Guarda, il discorso medicina è che non siamo tutti per il blocco. Noi vorremmo interpretare l'idea comune che siamo contro la legge e vorremmo cercare insieme lo strumento migliore per far ritirare questa legge, blocco o non blocco, vorremmo creare un'opinione comune contro questa legge. Poi, il ministro ha detto che voi siete strumentalizzati, che comunque non c'entra niente la tua riforma con l'università. Ma che la sua riforma c'entra con l'università? Forse è vero, forse il ministro non sa però che la manovra finanziaria di Tremonti che c'entra con l'università è prevede un taglio di 1,5 miliardi di euro nel giro di 5 anni e un blocco del turnover al 20%, quindi forse dovrebbe informarsi meglio lei piuttosto che noi. Noi siamo ben informati e continueremo a informare. Andiamo a fare pressione. Niente blocco della didattica. Non si uscendo, non andiamo uscire. Andiamo a chiedere che si blocchi l'anno accademico. È vergognoso che non si prenda una decisione, che si voglia rimandare a novembre, a ottobre una decisione. Ma non stanno uscendo. Non stanno uscendo, puntano a rimanere lì dentro altre 3 ore per far sì che la manifestazione si sciolga. Noi non ci sciogliamo. Andiamo avanti al rettorato. Andiamo sotto l'ingresso e lì proviamo a entrare.